three, two, three. No. No, I'm not a writer. La luna spunta l'orizzonte come un camaleonte. Diciamo che il CP non è un cane che si annoia. E lei ha fiutato qualcosa di là. La nina, 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 na, 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 na. Eccoli là in fondo che corrono, li vedi? No, come fai a vederli con sta cacchio di macchinetta, porca puttana, lungo il fosso a sinistra, adesso sono andati dentro gli alberi. Adesso non so se rimandando indietro il video, cioè vedi questo fossato, alla fine del fossato, appena un pochino a sinistra. Adesso sono andati dentro quella... se noi andiamo in bici di là? Sì, provo attraverso il campo. Sì, perché di là è stonfo, quindi andiamo per di qua. Allora, spero di avere fortuna, perché praticamente là siamo vicini alla strada, quindi o loro attraversano la strada o sono chiusi, quindi se ci avviciniamo ci vengono verso il muso, hai capito? Quindi adesso vediamo. Vedi, il CP ha già fiutato tutte le sue cose da fiutare da CP. Perché sì, qui la zona è grande, però noi adesso, vedi quel furgone là, siamo vicini all'entrata, insomma, bisognerebbe andare verso di là. Però insomma, vedi, già all'entrata abbiamo già trovato fagiani e cervi, tre cervi e un fagiano. Ah, uno, due e una tre, stanno correndo. Come cazzo? Sì, li vedi? No, e beh, aspetta che gli faccio un po' di zoom. Guarda, guarda. Uno, due, tre, bellissimi. Al centro, guarda al centro. Uno è sparito, due è sparito. E adesso il 3 è lì fuori, ma adesso non lo vedi. Sì, sì, proprio dove dobbiamo andare noi. Cioè, noi adesso dobbiamo andare proprio là. Solo che ci vedranno arrivare in bici e vediamo adesso come fare. Boh, montiamo sui nostri potentissimi mezzi di locomozione. Troppo bombo. Sì, sì. Che qua è stra piovuto, no? Quindi il campo è stra bombo. Noi adesso ci spostiamo verso di là, no? E attraversiamo quella parte lì. Era praticamente tutto quello che vuoi, ma siamo impaltanati. Niente, lasciamo qui le bici e andiamo a piedi, dai, ma sì. Cioè, le tracce. Tanto la Alessia è per strada, quindi noi adesso andiamo pinini verso di là. Anche perché in bici proprio non ce la fai, è proprio paltano. E allora, ragazzo, due di là, tre di là, abbiamo la possibilità di filmare cinque cervi. Io direi niente foto per sicurezza, facciamo il video. Ce la faranno i nostri eroi prima o dopo a riprendere qualcosa. Ok, noi ci arrendiamo, quindi come diceva Bettin, se fossimo in natura saremmo morti di fame, no? Beh, che mi mangi una radice. Buona storia, se mangi una radice. Però sono un CP, si può mangiare il cinese. E, no, vabbè, ci sono tutte le canne, cioè se sei cervo è anche facile, però non siamo cervi a primavera, quindi niente. Torniamo verso le bici, che abbiamo lasciate in Munega. Orecchie basse. Eh? Orecchie basse. Il CP orecchie. Guarda, sono, passano per di là. Ma... sì, ma come cacchio. Il CP è bello attivo, lei sente tutti gli odori, effettivamente sono passati. Può essere che nascosto c'è anche qualche fagiano come prima, però insomma, che fai? Slow, poi veloce e slow. Boh, è appena arrivata la Alessia, no? E fa, se mi spieghi dove siete vi raggiungo, sì, è facile, no? Sarà fatto sta
che lo spostai dal tavolo perché rompeva le palle e poi sai dove lo misi? Marchetto, è proprio contento. Ciao Marchetto. Dunque spolveravo con felicità il sandwich, però sbagliamente urtai con il mio di dietro. Lo spinoso vegetale, un cacchio su uno skateboard, tira per il centro. Il caffè in casa Bettings. Questo fine settimana l'ha detto il caffè del Bettings. Allora, vedi sta roba che è il Bettings, che io avevo detto di farla quella volta, poi non l'ho più fatta. Allora lui praticamente ha le mensole sopra come me, no? Nei lati. Però sotto c'è sta specie di seconda mensolina, che secondo me è una cosa molto intelligente, molto utile. Cioè vedi, non è grande, Beh, oddio, sì, la sua è anche abbastanza grande, non dico una spanna, però quasi, insomma, no? Però ti sta tanta roba che comunque è anche sempre sotto mano, no? Quindi tante robette utili, tipo la torcia, quelle robe là, le metti là, no? Vai da Dio. Vedi, tra le moderne tecnologie del Bettings, lui si è messo, cioè si è messo proprio, se l'è messo lui da solo, le ventole nel frigo, e questo è il pannellino per accendere le ventole, ovvero Bettings. Esatto, automatiche. Come automatiche? Mettere in automatico o al massimo? Spente. Automatico o al massimo? Ma cosa fa automatico? Cioè, se non serve, c'è il sensorino. Dai, figo! Vedi, io così volevo il rubinetto, vedi il miscelatore com'è, come quelli di casa, diciamo, che tu hai il caldo e il freddo e apri e chiudi, no? Sì, no, sta qua è la padella del Bettin che lava, ma gli dico da Drio, no? Solo che per quelli a scomparsa come il mio non c'è, c'è il miscelatore automatico che sostanzialmente hai visto che funziona, che lui ti butta per 2 secondi acqua ghiacciata e per 2 secondi acqua ustionante, quindi devi far tu una media, insomma, cioè un po' ti congeli, un po' ti ustioni. Cioè io esco, no cazzo, aspetta, forse adesso. Niente, non ho fatto tempo a riprendere la scena, cioè io sono uscito e trovavo sta pampana qua con la panza per aria. Sì, diciamo che lo fa caldo Bettin al caffè, cioè avrà il cucchiaio. Stavamo rievocando i ricordi, la memoria, no aspetta perché ho solo il controllo, ne vedo un cazzo. Che io e Bettin ci conosciamo più o meno quando avevamo 10 anni, no? Che andavamo a rompere il cazzo, quelli là di Milano, no? Che facciamo baruffa con le tose, poi ce le siamo ingrumate nel sgabuzzino, però voglio dire, insomma. La Daisy è stata la nostra... Bici del Bettins in wild data. Ah sì, è arrivata anche l'Alessia, vero? Mi ero dimenticato di dirti. E niente, vedi, Bettin si è innamorato del tronco qua, c'è da 2 giorni che non parla d'altro di sto tronco qua, e adesso non so se lo portare a casa, quindi adesso passeremo il bosco selvaggio col tronco, così.
Vedi? No, questo, vedi? E se l'è portato via alla fine. Beh, souvenir, cosa c'è? È normale che uno si porta via un tronco, no? Voglio dire. Spiaggia, porta via le conchiglie. No, ti porta via il tronco. Sta per finire un altro weekend. No, è finito. Se n'è andato in Mona un altro weekend. Sto malino con i capelli lunghi. Però è una cosa che ho sempre voluto, ho sempre desiderato, hai capito? Quindi a me basta quello, basta il gesto, no? Sarebbe raggiunto una cosa che desideravo provare alla fine, no? Allora, prima di chiudere la puntata, adesso siamo arrivati al punto che andrò a Jesolo Lido, non l'altro Jesolo dov'ero, per una settimana, quindi vediamo se riusciamo a parcheggiare proprio in piazza, così col CP cioè, va a fare la camminatina mattutina e arriva al mare, no? Figata. Il mare lì ce l'abbiamo tipo 200 metri.